Viaggio a Parigi. Mio fratello ora lavora in una galleria d'arte a Parigi. Nel 1886 decido di andare a trovarlo. Parigi è la città degli impressionisti, di pittori famosi come Toulouse-Lautrec, Gauguin o Seurat. Qui la mia arte comincia a cambiare. Sulla tela dipingo piccole pennellate, tanti puntini che, visti tutti insieme, creano una figura. Uso quindi lo stesso stile degli artisti impressionisti. A Parigi divento amico di Julien François Tanguy, soprannominato Père, padre, per il suo carattere generoso e altruista. Tanguy è un collezionista e mecenate, ossia un sostenitore di artisti poco fortunati come me. Ha un negozio a Parigi nel quale vende tubetti di tempera ai pittori. È stato la prima persona che ha deciso di provare a vedere alcune mie opere. Ho deciso di fargli un ritratto per ringraziarlo. Eccolo! Osserva attentamente lo sfondo di questo quadro. Cosa vedi? Hai notato che ci sono delle persone che indossano tipici costumi giapponesi e dei panorami? Io amo collezionare stampe giapponesi, in particolare quelle di Hokusai e Hiroshige, artisti che potrei conoscere meglio leggendo questo libro. Una delle mie passioni, per un certo periodo della mia vita, è stata proprio quella di provare a copiarle. Erano immagini suggestive e tecnicamente perfette, realizzate con una cura maniacale dai due grandi maestri giapponesi. Sotto potrai vedere la mia versione di un'opera di Hiroshige.